23 i gol di questa 20ª giornata del campionato di Serie B. Il primo dopo un minuto e mezzo lo realizza Munari per il Lecce e sarà il gol partita. Tre punti importanti per il Lecce che si conferma primo in classifica. Continua la crisi del Torino che va per primo in vantaggio al 35esimo con Loria contro il Mantova, ma proprio nel finale arriva il pareggio di Carrus, giocatore non particolarmente alto che però di testa riesce a dare il pareggio al 47esimo della ripresa al Mantova, finisce 1-1. Si conferma al secondo posto l'Ancona che batte la Triestina, protagonista assoluto Mastro Nunzio che dà il vantaggio al 36esimo alla squadra di casa. Mastro Nunzio si ripete anche nella ripresa, un gol simile, il suo tocco sotto, poi anche un po' fortunato sul rimpallo, riesce a realizzare il 2-0, 14 gol in campionato, è il capocannoniere della Serie B. Nel finale della Rocca trova l'1-2 inutile per la Triestina. 1-1 tra Regina e Grosseto, vantaggio per la Regina con Pagano dopo 10 secondi dopo il primo minuto, dopo l'assist di Missiroli. Regina che poi rimane in 10 per l'espulsione di Carmona, in 10 rimane anche il Grosseto per l'espulsione di Freddi. Qui arriva il gran gol di Piniglia, 11esimo in campionato, splendido l'assist di Vito Francesco, finisce 1-1. La vittoria del Modena sul Cesena per 1-0 in mezzo alla neve, la conclusione da lontano di Luisi, la deviazione di Catellani per i tre punti del Modena. Finisce 1-1 tra Empoli e Sassuolo, ha sfiorato l'ennesima vittoria esterna il Sassuolo dopo questo gol di Noselli, il numero 9 in campionato dopo l'errore di Bassi, ma in pieno recupero riesce a trovare il gol dell'1-1 Coralli. Evita la prima sconfitta casalinga all'Empoli, finisce 1-1, Empoli al terzo posto proprio con il Sassuolo. Netta vittoria dell'Ascoli, 5-1 in casa del Frosinone, sempre più in crisi, il vantaggio di Antenucci, l'azione personale. Dopo 26 minuti, passano pochi secondi e arriva il raddoppio dell'Ascoli, iniziativa è di Sommese, pallone messo in mezzo e Bernacci riesce ad anticipare tutti per il 2-0 dell'Ascoli, primi fischi per il Frosinone di Moriero. Nella ripresa all'ottavo arriva il terzo gol, ancora protagonista Antenucci, mette in mezzo e Bernacci realizza il nono gol in campionato. Insiste l'Ascoli e trova il quarto gol, ancora protagonista Antenucci, pallone che arriva dalle parti di Sommese che realizza il suo primo gol in campionato. 4-0 Ascoli, i gol diventano 5 dopo la conclusione di Antenucci, leggermente sporcata, pallone che termina in gol. 5-0 Ascoli, c'è il tempo per vedere il gol del Frosinone dopo il fallo di Micolucci su Santoruvo, il gol realizzato da Santoruvo stesso, spiazzato Guarna, finisce 5-1 per l'Ascoli. Perde il Padova in piena crisi, sesta sconfitta nelle ultime 7 gare per la squadra di Sabatini. Il gol del vantaggio dell'Albino Leffe con Foglio, secondo gol in campionato, il raddoppio sempre nella ripresa con Ruopolo al 20esimo, si libera bene Ruopolo e con il destro riesce a realizzare il gol del raddoppio dell'Albino Leffe che vince in casa del Padova. Stesso punteggio per la vittoria del Piacenza, protagonista assoluto Moscardelli con una doppietta, il primo gol al quarto della ripresa, gran sinistro all'incrocio, vantaggio Piacenza a inizio secondo tempo. E alla fine del secondo tempo trova il raddoppio Moscardelli, azione di contropiede, tutto solo, alza la testa, un tocco sotto per la vittoria importante in chiave salvezza per la squadra di Ficcadenti. Infine finisce 1-1 tra Crotone e Cittadella, il vantaggio del Cittadella, il fallo di Pesoli su Petrilli, la trasformazione per il vantaggio del Cittadella. Poi arriva il pareggio con questo grandissimo gol di Mendicino,